Giovedì 12 novembre. Matteo 25, 14-30. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù disse: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito, colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altre 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo è inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». La parabola della quale ci mettiamo in ascolto oggi è forse tra le più famose di quelle narrate da Gesù. Forse anche per questo è difficile non cadere in alcuni stereotipi, ad esempio quelli che vogliono il talento come il dono di Dio fatto a ciascuno di noi, che dobbiamo provare a non sprecare, a far fruttare, un'interpretazione un po' da talent show. Se vogliamo anche creando alcune incomprensioni, per esempio perché il padrone toglie il talento al servo pigro e lo dà a chi ne ha già 5, piove sul bagnato, verrebbe da dire, e sembra un'ingiustizia. Allora proviamo a prendere un'altra strada con le nostre orecchie viziate di economismo, di efficientismo, di desiderio di affermarci anche pastoralmente, è difficile non cadere in queste incomprensioni. Guardiamo allora innanzitutto che cos'è un talento. Siamo abituati ad immaginarcelo come una singola moneta. In realtà è un peso, decine di chili di argento, che equivalgono ad anni e anni di paga di un lavoratore medio. Ecco allora che affidare 1, 2 o 5 talenti a qualcun altro richiede una fiducia enorme, una fiducia spropositata. Una fiducia alla quale rispondere, alla quale replicare in qualche modo. E allora ecco che qui è forse l'interpretazione della parabola. Ecco che allora i servi, i primi 2 servi, i servi fedeli, rispondono alla fiducia spropositata del loro padrone almeno con altrettanta fiducia, mentre il terzo, il servo pigro, risponde con una paura, con la paura di fidarsi, con la paura di affidarsi.
E da qui consegue anche l'esito di queste tre persone. I primi due, i servi buoni e fedeli, entrano nella gioia del loro padrone, vengono fatti partecipi di questa gioia, mentre il servo pigro ne viene escluso, escluso da quella gioia dalla quale egli stesso in realtà, richiudendosi nelle proprie paure, nel proprio egoismo, nelle proprie idee, nel proprio voler fare da sé, in realtà si è autoescluso. Proviamo allora in questa giornata ad affidarci al Signore, ad avere fiducia in Lui. Buona giornata e a domani.